Buonasera, sono Cristiano Vignali per l'agenzia Stampa Italia e siamo qui presso l'hotel di Campo Imperatore sul set dello spettacolo Scacco al Duce. Siamo in compagnia di Barbara Rogaglio, che è già in abiti da set perché interpreta Caretta Petacci, la cosiddetta l'amante, la donna cui il Duce ha condiviso le ultime ore della sua vita. Barbara, lei ovviamente si è dovuto impersonificare in questo personaggio prima di poter recitare. La sua Petacci, che personaggio è? È una donna innamorata che segue fino all'ultimo il Duce, una donna che ha paura, una donna che si trova coinvolta nella situazione più grande di lei data la sua giovane età? Allora, io per prima cosa mi sono letta una bella biografia scritta da Roberto Del Vaso, molto interessante su Claretta. Proprio per entrare dentro la vita di questo personaggio, fin da quando era bambino. Quindi mi sono ispirata proprio alla sua vita reale e ho capito che Claretta era un personaggio emotivo, senz'altro, una donna molto coraggiosa, perché comunque seguire il proprio amante volontariamente, ricordiamoci, fino alla morte, non è da tutti. E una donna senz'altro con una varia gamma di emozioni e questo mi ha permesso a me come attrice di poter cercare di esprimere tutte queste emozioni. A volte è una donna anche molto decisionale, molto forte, molto dura, dura non di quella durezza, insomma sempre una donna molto femminile, molto morbida, però a volte sapeva essere molto decisa, anche con lo stesso Mussolini rispondeva a tono. E a volte invece piangeva, si disperava e quindi sicuramente in questo spettacolo di Pierfrancesco Pingitore viene disegnata una Claretta dove emergono tutte queste emozioni insieme. Quindi è stato molto molto interessante e spero di essere degna e di interpretare degnamente questo ruolo che è un ruolo che mi piace Alla molto. fine, Claretta nel film, si vede, nel film, nella fiction, si vede la morte di Claretta, nello spettacolo si vede la morte di Claretta, oppure finisce, come finisce lo spettacolo? Come finisce l'epopea di Claretta? E non posso svelare la fine dello spettacolo, naturalmente. Però puoi dirci Però, qualcosa. certamente, come sappiamo dalla storia, Claretta morirà e morirà, pare, coprendo il corpo di Duce, cioè come se si fosse portato per proteggerlo, nonostante sapesse che la morte era certa sia per lei che per il suo amato. Quindi per le varie versioni avete preso quella di Claretta che copre il corpo di... Diciamo di Claretta che affianca, che vuole, che si butta e che muore comunque, cioè Muore sia, per amore. per amore, sì, fino all'ultimo, fino Ringraziamo Barbara Rogaglio, da Cristiano Vignali è tutto per l'agenzia Stampa Italia, qui presso l'albergo di Campo Imperatore all'Aquila. all'ultimo. Grazie. Morire lentamente, piangendo ogni giorno di non essere morta al tuo fianco. O magari aggregarmi goffamente al mondo nuovo e rifarmi, come si dice, una vita. L'agenzia Stampa Italia, siamo qui in compagnia dell'onorevole Fabrizio Di Stefano, presidente della Fondazione Cantiere Abruzzo, alla fine dello spettacolo Prima Nazionale Scacco al Duce. Impressione di questo spettacolo? Beh, sulla scia degli altri spettacoli, della trilogia fatta da Pingitore, anche questo è molto importante, perché comunque fa vivere il dramma umano del personaggio Mussolini, al di là della vicenda storica. L'idea com'è nata? Ma io incontro, grazie a Federico Perlocca, il maestro Pingitore, che mi in uno spettacolo vedendomi interessato alla scenografia, tutto quanto quello che era il nostro secolo sterminato del 1900, mi ha chiesto se ero interessato a portare in scena uno spettacolo su questa regione. E così io ho accettato. Chiedeva se si può andare con questa funzione,
ritenevo che ad esempio il Lucino sarebbe stato coinvolto da polemiche improprie, inopportune, recentemente circostanti, e l'ho fatto con la fondazione di cui sono sentito. Io ho parlato con gli altri soci e si sono sentiti entusiasti. Credo che abbiamo fatto un bel investimento, sia in movimento economico, dove ci abbiamo rimesso, ma grandissimo investimento culturale. Ritengo che siamo soddisfattissimi, perché questo vincitore ha saputo tratteggiare lo spirito e l'anima in un momento particolare, con le sue difficoltà, con i suoi problemi, con la tragedia che sta vivendo, ma cogliendo anche l'umanità del personaggio che l'ha vissuto da primo attore e che da primo attore ha vissuto. Mussolini è analizzato in tutti i suoi aspetti, cioè, assolutamente, sia umani, sia umani che politici. Cioè, l'arma umana è la torsione migliore politica di un uomo che ovviamente vede tutto questo. Straniere, ringraziamo Stefano, deve essere in tutto per il tuo festa finale.